Oggi vi parlerò delle dashboard EOS, un insieme di cruscotti che mostrano in tempo reale le performance di un sistema di refrigerazione in termini di efficienza e affidabilità. Le dashboard EOS sono incluse nell'offerta standard del supervisore BOSS di Karen. I dati per l'analisi sono forniti dalle unità EOS. Il calcolo e la presentazione dei risultati è possibile grazie al supervisore, senza l'utilizzo di analizzatori di rete aggiuntivi. Ecco l'interfaccia di BOSS, il supervisore di Karel. Per accedere alle dashboard, basterà cliccare su Tools per far comparire la lista degli strumenti di analisi a disposizione. Quindi, cliccando su EOS Dashboard, comparirà il primo cruscotto chiamato Saving. Qui viene mostrata la stima del risparmio in termini energetici, economici e impatto ambientale, emissioni di CO2, rispetto a un impianto centralizzato tradizionale, cioè un impianto con distribuzione canalizzata del refrigerante R404A. È possibile selezionare il gruppo delle utenze di media temperatura o quello delle utenze di bassa temperatura per visualizzarne le rispettive performance. Verrà mostrata la media del risparmio energetico e della temperatura di evaporazione relativa al periodo selezionato. L'ultimo giorno, l'ultima settimana o l'ultimo mese. Il secondo cruscotto, chiamato Efficiency, è una rappresentazione grafica dell'efficienza energetica media di un giorno relativa a un gruppo di utenze e a una singola utenza allo scopo di confrontarla con quella del gruppo di appartenenza. Le utenze sono elencate in ordine decrescente di efficienza, affinché sia agevole concentrarsi sulle ultime della lista per un'eventuale ottimizzazione. Grazie a questa vista è possibile, ad esempio, verificare l'efficacia di una variazione delle impostazioni. Qui, un'ottimizzazione nella gestione dell'anello ad acqua ha avuto effetti positivi evidenti sul COP delle unità collegate. Il cruscotto successivo è chiamato Group Efficiency. Qui le informazioni in evidenza sono l'andamento del COP e la velocità del compressore. La finestra temporale è un giorno. Ogni unità è confrontata con la media del gruppo di appartenenza e risulta così facile scoprire un eventuale andamento non allineato di un'unità rispetto alle altre. Uno dei vantaggi principali della soluzione EOS di Karel è la stabilità della temperatura di regolazione. Questo assicura la massima qualità nella conservazione del cibo. Nell'ultimo cruscotto, chiamato Quality Control, l'utente può confrontare le performance di EOS Sistema con quelle di un tradizionale sistema on-off. La precisione del controllo è evidenziata dall'andamento della temperatura e dallo scostamento medio rispetto al set point, rappresentato dalla fascia in verde. Un sistema on-off tradizionale ha normalmente uno scostamento maggiore, come evidenziato dalla fascia in giallo. La configurazione di questo strumento è molto semplice. Nella pagina Configuration è sufficiente selezionare il dispositivo da cui leggere la temperatura esterna e verificare che le unità di misura e i fattori di conversione siano quelli desiderati. Si passa poi alla pagina Groups per suddividere le utenze in gruppi di media e di bassa temperatura. Qui è possibile inserire il nome del gruppo e selezionare le utenze da aggiungere con il tasto più. Similmente può essere creato un secondo gruppo, ad esempio per la bassa temperatura. Possono essere creati anche più gruppi di media o di bassa temperatura, accomunati ad esempio per temperatura di regolazione. Per omogeneità di prestazioni si suggerisce di raggruppare le eventuali unità multievaporatore in una categoria a sé stante, includendo solo le unità master. EOS Sistema è una soluzione completa che facilita l'installatore sin dal principio, grazie a un rapido e agevole avviamento. In più, rende possibile un'analisi approfondita delle performance dell'impianto grazie alle nuove ed efficaci dashboard.